raggiungere la bella città di Mestre e arrivare nel Tempio del Baccalà, incontrare Franco Favaretto. Allora, un buon baccalà mantecato alla veneziana, come si prepara? Beh, è difficile nella sua semplicità. Ecco. Ma andiamo a togliere la lisca prima di cuocerlo, perché anticamente c'era questo vizietto di bollirlo con la lisca. Meglio di no, perché togliendolo, aprendolo... È un momento di lavorazione importante, cioè sì, pulirlo sì, è molto importante. Certamente, anche perché quando... è come un libro, quando lo apri lo leggi. Cioè la lisca deve essere bianca, non deve esserci parte scura, non c'è nessuna parte mollicce. Certo. E il famoso parte mucoso, scottato dal freddo, insomma tante piccole accortezze. E parliamo di uno stocco di primissima qualità. Beh, in Veneto assolutamente, guai, siamo gli unici polentoni che spendiamo tutti questi soldi, prima qualità. Lo abbiamo pulito, lo abbiamo lavorato bene, poi mi pare con pelle compresa andiamo a bollire. Perfetto, andiamo a metterlo in pentola, acqua fredda, sì. Mezzo limone, una foglia d'alloro, mezzo pugno di sale, due bollitore. Ah, ecco. Cioè aspettiamo che l'acqua fredda arrivi a bollitura, abbassiamo il fuoco, diamo una bella rimestata con il nostro bel mestolo di legno. Alziamo il fuoco, aspettiamo il secondo bollore. Una volta raggiunto il secondo bollore, spegniamo l'acqua, diamo assolutamente a togliere subito il pezzo di limone e la foglia di alloro che precedentemente avevamo messo dentro e lo lasciamo riposare un 10 minuti. Io ho sentito dei colleghi tuoi, insomma, chi parla di patate, di farina, di ingredienti vari, insomma, quando si va a mantecare, in realtà che cosa usiamo? Non è vero che mettiamo le patate, la farina? Ma sai, io dico sempre, dentro c'è un po' di tutto. Non è vero! Non prendi in giro, no, no. Beh, io ho la più grande situazione quando i clienti arrivano e dicono, ah no, io sono intollerante a tutti, al lattosio e tutti i suoi... signora, lei deve mangiarlo tranquillamente, qui c'è stocco e olio, basta. Il segreto è quello. Tanto pesce, tanto olio. Esatto, un chilo di polpa e pelle, uh-huh. Se uso mezzo pesce, mezza pelle, se uso pesce intero, pelle intera, un chilo, diciamo, certo. Un litro d'olio. Quale olio? Metà extravergine, parliamo sempre di extravergine, un pochino di oliva. Di qualità, di chiaramente. Qualità, però delicato, uh-huh. Di sapore. E metà girasole, perché non va a incidere. Girasole, perché tanti colleghi mi dicono, ma perché non metti vinacciolo, perché non metti arachide, perché il girasole non va a interferire nel gusto. Devo sentire in bocca lo stocco. Cuccino d'acqua lo mettiamo? Tengo, devo avere l'accortezza di tenere un bicchiere d'acqua di cottura. Quindi quando io andrò a sbatterlo, sì. Perché appunto va sbattuto, non una mantecatura, no? Niente, quindi nella, noi non usiamo la planetaria, ma mai assolutamente la frusta. Certo, proprio la foglia, certo. In maniera che questo movimento planetario sostituisce il vecchio movimento che io tenevo in la pentola da bambino in mezzo alle gambe e la nonna col bastone. Ecco, la planetaria sostituisce la nonna col bastone. Allora, Franco ci ha spiegato una particolare ricetta che, come dice lui, è semplice, ma allo stesso tempo bisogna saperla fare. Però ricordate che in quella ricetta c'è veramente la storia di questa terra, perché è vero, questo è importante da andare a sottolineare. Lui chiaramente con lo stoccafisso fa tantissimi piatti, oggi abbiamo preferito parlare del mantecato, però ripeto, qui c'è la storia, perché è un piatto insomma che è secolare. Per questa volta ci fermiamo qua, torneremo per gli altri piatti. Franco, noi ti abbracciamo con grande affetto, ti ringraziamo per la tua disponibilità e questo è il vero baccalà mantecato alla veneziana, che in realtà è stoccafisso.